a Bari c'è Fabio Capello e noi siamo contenti di riaverlo con noi. Finalmente questo silenzio stampa si è interrotto nel giorno in cui festeggia 76 partite su 76 in testa a questo campionato. Mazzone, vuol dire qualcosa a Capello? Sì, gli dico, gli faccio i complimenti. Complimenti perché è un grandissimo professionista, ha vinto, malgrado se ne dicono di tutti i colori, in campo hanno vinto lui e i suoi giocatori. Gli faccio in bocca al lupo che possa venirne fuori con una soddisfazione e che si possano chiarire tutti questi punti oscuri che in questo momento sono tanti. Grazie. Ti abbraccio fortemente e in bocca al lupo. Grazie. Arrivederci Mazzone, buone decisioni, buone tante riflessioni. Cose, grazie a voi. Capello, ben ritrovato. I saluti dello studio, Ilaria D'Amico. Abbiamo un audio un pochino disturbato. Ilaria, se non ti dispiace, certo, prendo vai, io la vai. Linea, così mi sente direttamente l'allenatore. L'audio è sì, un pochino disturbato, un eufemismo abbiamo usato. Allora, quanto le dispiace che l'aspetto tecnico sia stato spazzato via dalla cronaca? Voi avete vinto sul campo, un grande campionato, però ovviamente la questione intercettazioni, l'aspetto tecnico l'ha messo da parte. Quanto la infastidisce questo? Guardi, io lavoro con questa squadra, lavoro con questi ragazzi, ci siamo impegnati per 2 anni di seguito. Per 2 anni di seguito siamo andati in campo cercando di fare il meglio di quello che si potesse fare e l'abbiamo fatto. 76 partite in testa, 76 volte siamo usciti dal campo sempre a testa alta e questa volta usciamo ancora di più con la testa alta, orgogliosi di quello che abbiamo fatto, perché questo è un gruppo straordinario e veramente merita tutti gli encomi che meritano coloro che vincono. Invece sull'aspetto della cronaca da sportivo che riflessioni fa? Guardi, io credo che bisogna aspettare tutto quanto. Io ho letto tutto quello che c'era da leggere, tutte le intercettazioni. Io aspetterei, dopo magari ci sarà da ridere anche, no? Perché qui si condannano prima che uno venga giudicato. Per cui grande, grande calma e grande serenità. L'abbiamo dimostrato sul campo, l'attaccamento a questa maglia, l'attaccamento ai nostri dirigenti e siamo più che mai grati a loro per quello che hanno fatto. Ho nominato i dirigenti, lei è sempre stato molto attaccato a Giraudo e Moggi, è legato anche il suo futuro al futuro di questi due dirigenti? Guardi, io sono legato a tutta la società, sono legato anche a Betty e a Romy Guy con cui abbiamo avuto i contatti costanti proprio di lavoro. Il mio futuro credo sarà assolutamente... Sì, prego. Il mio futuro sarà sicuramente nella Juventus. E sono... Anche in Serie B? Per quale motivo, scusi? C'è questo... No, non l'ho deciso io, per carità. Ho anticipato prima, aspetti. Era una domanda che le dovevo fare. Prima, se lei deve fare la domanda... Fra l'altro voi siete stati probabilmente coloro che hanno inventato mica poco nell'ultimo periodo, visto che io ho solo guardato le litigate con Del Piero, le discussioni con Buffon. Adesso insomma credo che bisogna essere corretti quando si fa il vostro lavoro, come noi dobbiamo essere corretti nel nostro lavoro. Un fatto circostanziato da raccontare, un fatto preciso oppure un'accusa vaga? No, è chiaramente che non parlando, guardando da lontano, ci sono stati montati dei casi inesistenti. E questo ci dispiace molto e voi credo che siate in prima linea in questo. Se ci fa un esempio posso rispondere, Capello, altrimenti è difficile. Io ho appena detto, scusi, no, mi faccia rispondere, perché insomma siamo stati un mese ad accettare le vostre critiche, tutto quello che avete voluto, cose inesistenti, e il discorso di Del Piero, il discorso che il problema con Buffon. Mi dispiace molto, Fabio, la squadra, arrivo, ti lascio parlare, ancora un secondo. Grazie. Io credo che la squadra abbia dimostrato grande attaccamento, grande serietà e l'abbiamo fatto. Ci dispiace perché qualche volta si scrive, si dice senza essere certi di quello che si fa. Cioè, l'unica cosa certa è quello che vedete in campo quando giochiamo. Fabio, non abbiamo un ritorno felicissimo, però proviamo, Ilaria. Prego. No, volevo dire un paio di cose. La prima è che siete stati voi a stare zitti, non noi a parlare senza che voi poteste rispondere. Siete stati voi a stare zitti per una vostra scelta, come punto primo. Ma io non ho detto che voi non ci avete fatto parlare. Finisco... Ho detto che voi avete detto delle cose non vere. Per cui... Era difficile... Grande giornalista.
Basta non dirlo se non sei certo, eh. Era di parte che evidentemente non siete mica obbligati a dire, non siete mica obbligati a dire delle cose di cui non siete certi. Fabio, evidentemente chi le diceva probabilmente era certo che era difficile verificarla in una situazione dove la Juventus non dava nemmeno la lista dei convocati. Ma guarda, seconda cosa, Fabio, poi magari rispondi come credi. Sì. Quando tu parli giustamente che bisogna aspettare a dare giudizi, mi sembra che lo dica per prima di tutto alla tua proprietà, perché è la tua proprietà che ha azzerato il consiglio di amministrazione. Credo che abbiamo preso una decisione valutandola attentamente. Noi ci adeguiamo. Certi si sono adeguati anche in maniera eccessiva. Per cui mi dispiace di tutto questo. Per quanto riguarda la parte precedente, tu sei un grande giornalista, un giornalista di grande esperienza, è giusto che tu difenda l'antenna per cui lavoro. Allo stesso modo io difendo la squadra per cui lavoro. Mi sembra corretto che uno dica le cose quando è certo delle cose, se no possiamo parlare tutti, dire tutto, scrivere tutto, anche le cose non vere. E ce ne sono state dette tante. Ci dispiace di questo, perché ho fatto anche il vostro lavoro, so che voi fate fatica a lavorare quando una squadra non risponde, però mi sembra che per sentito dire, per visto, non vanno bene queste cose, perché avvelenano l'ambiente. Poi le altre cose, se volete, parliamo pure. Allora, adesso le dico una cosa, Capello, sa che cosa ci ha colpito di più oggi? È stata la presenza dei tanti tifosi che, in contrapposizione a questa settimana, dove emergevano fatti sempre più inquietanti, si è stretta intorno a voi per dimostrare un attaccamento ad una maglia, ad una passione e al calcio, quello che si gioca in campo e quello che si vede in campo. Ecco, quello che noi recriminiamo nel momento in cui c'è un silenzio stampa, al di là dei contratti sottoscritti con questa antenna o con tutte le altre, è il rispetto verso il tifoso che ha notizie da noi che non possono essere confutate dalle vostre parole. Quindi non è un'accusa diretta a lei, Fabio Capello, ovviamente, però nel momento in cui noi cerchiamo di raccontare, dando comunque notizie ai tifosi che ci arrivano dagli spifferi sempre e non direttamente, si possono creare degli equivoci. Non possiamo sentirci noi responsabili degli equivoci, perché noi eravamo a braccia aperte a cercare di raccontare cose che potevano essere poi raccontate meglio dalle vostre verità e dalle vostre parole da protagonisti. Quindi la colpa di tutto questo non è di certo scaturita da noi o dalla volontà di raccontare, come lei sa, in particolare comunque, in questa antenna, fatti non veri. Comunque, la notizia mi sembra che Capello resta alla Juve. Questa è la grande notizia. Cominciamo a parlare di calcio. Credo appunto che non ci sia motivo per cui io debba lasciare questo club in cui mi trovo molto bene. Ma hai visto Moratti in questo periodo? Perché ecco, forse tra le sciocchezze che abbiamo detto c'è anche questa, non lo sapete. Ti chiedo una conferma. Ce ne sono tante, inutile che sto a rispondere a tutte quante le cose vere o non vere. Per cui la cosa che vi ho detto, io credo di rimanere alla Juventus. Hai detto sicuramente? Credo di rimanere alla Juventus. Poi dipenderà da quello che succederà, come la proprietà, quello che deciderà. Tutto lì, non dipende certamente da me. Io ho ancora un anno di contratto, scusate. Cioè, possiamo dire, Capello, che se la proprietà non dovesse dire Capello, noi non la vogliamo, non c'è verso che lei possa lasciare Torino, in questo senso. Guardi, io credo che noi abbiamo lavorato molto bene. 76 partite in testa, un gruppo forte, ottima squadra, ottimi giocatori, ottima società. Credo che sia difficile da trovare. Credo che sia difficile che la società le dica no, non la vogliamo. Io credo che la società al suo annuncio di oggi faccia semplicemente un grande salto di gioia, Capello. E quindi possiamo, se dipende dalla società, almeno per quello che c'è la proprietà, almeno per quello che c'è dato di capire, mi sembra che il suo futuro sia sicuramente a Torino, perché se non dipende da lei non credo che sia la proprietà a non volere Fabio Capello ancora sulla panchina della Juventus, no? Va bene, ringrazio tutti quanti. Allora, passo ad un'altra antenna, grazie. Arrivederci, Capello. Buone ferie a tutti quanti e buon mondiale. Grazie. Buon mondiale anche a lei, da spettatore. Ma io di la verità volevo parlare di altre cose, non certo del mio futuro. No, certo, ne parleremo tra pochissimo, ma visto che Ancelotti forse dovrà cercare un attaccante, dice mica dobbiamo inventarci, li conosciamo i talenti, guardi, del calcio. Con tutta la stima e il rispetto che ho. Sì. No, dicevo che con tutta la stima e il rispetto che ho per Alessandro Del Piero, già una volta ho detto che le porte di Milanello erano aperte e è scoppiato il finimondo, quindi non lo dico più. Però rimangono aperte.
Però lo pensa. E sono sempre aperte. Ecco, va bene. Va bene. Arrivederci. Arrivederci, Ancelotti. Allora. Grazie. Ciao. Salve. Buon riposo. Buon riposo in vista dei mondiali. Non si riposerà molto Alex Del Piero perché era solo una settimana, però oggi c'è una festa. Questo taglio di capelli in realtà abbiamo giocato, ma era proprio un taglio collettivo della squadra, della maggioranza della squadra, per festeggiare questo 29esimo scudetto, un segnale anche chiaro per l'uomo simbolo di questa Juventus intorno alla quale i tifosi si sono stretti. C'è stato un boato dello stadio di Bari, l'effetto di tutto questo in un giorno che non può essere un giorno normale come gli altri scudetti, gli altri 7 scudetti vinti da Alex Del Piero. Qual è stato, Alex? No, hai detto bene tu, insomma, sicuramente è un giorno speciale per tanti motivi. Io vorrei dire sostanzialmente due cose. Una, che siamo ultra felici e contenti di questo scudetto, di questa annata, di come sono andate le cose, perché sicuramente tutti noi, io e i miei compagni, abbiamo sudato sul campo qualsiasi partita, qualsiasi vittoria o sconfitta che abbiamo effettuato e giocato, quindi la gioia, la contentezza che in questo momento noi abbiamo dimostrato in campo, lo dimostreremo, è sicuramente figlia di questo. Dall'altra parte è inevitabile non essere insensibile a quello che sta accadendo alla nostra società, quindi è chiaro che siamo in qualche modo vicini alle persone che con noi hanno lavorato tanto tempo e quindi ci auguriamo che le cose vadano a finire per il verso giusto e possibilmente per il verso migliore per noi. Quindi, senza addentrarmi ancora in quelli che sono, purtroppo per molti giorni sono stati e lo saranno, i temi dei vostri telegiornali, delle vostre trasmissioni, vorrei, ecco, puntualizzare queste due cose, soprattutto poi alla fine quello che è la cosa più bella, che è il campo, e che sicuramente quest'anno ci ha visto protagonisti nella maniera più pulita, più perfetta, insomma, senza sbavature, senza errori eclatanti, senza niente, quindi ci sentiamo orgogliosi di questo scudetto. Posso chiederti se rimarresti comunque alla Juventus? Beh, il mio legame alla Juventus è sicuramente molto molto forte, quindi è chiaro che ho un amore verso questa squadra che va al di là di tante cose, non a caso sono già rimasto anche quest'anno e in altri momenti difficili per me a livello personale. Ultima cosa, poi ti lascio. Che effetto ti fa la conferma di Capello? Si è autoconfermato, ha detto io rimango. Beh, ha vinto uno scudetto. Due. Non devo rispondere io sulle sue risposte, naturalmente. No, che effetto ti fa a te? Sto pensando alla vittoria dello scudetto, non certo ad altri discorsi, compreso questo. Due scudetti, Alex, sono due gli scudetti che avete vinto insieme, tu e Capello, 7 in contemporanea, nel senso che avete vari numeri che vi accomunano, anche 7 scudetti tuoi e 6 più uno straniero per Capello. No, dicevo che Capello, a questo proposito, ha accusato noi giornalisti, brevemente prima, di aver costruito delle fantasie sul rapporto tra Capello e Del Piero. E lo stesso Del Piero, quindi non so, ecco, questo rapporto... C'è stato un momento in cui è entrato realmente in crisi, Alex? No, beh, sicuramente l'ultima litigata che è stata descritta in realtà non c'è stato. Sto parlando di martedì scorso, questo penso che il mister volesse puntualizzare questo. Alex, è una liberazione, è una liberazione per noi poter chiarire subito dei fatti, perché le leggende si creano e sono determinate, come sappiamo, spesso dal silenzio, no? Invece noi siamo sempre qui a raccontare e a chiarire direttamente con voi. Se voi dite non è vero, non si creano altre situazioni e noi siamo contenti di sentire di poter far festeggiare ai tifosi che non sono a Bari questo scudetto con te che sei lì qui e puoi parlare così come con i tuoi compagni e così come con il tuo allenatore. Dall'altra parte di certo non abbiamo alcun interesse a montare delle cose perché abbiamo semplicemente la voglia di sapere le verità dai diretti interessati. Insomma, siamo contro il silenzio stampa, ma di questo tu ci potrai capire, non possiamo essere a favore di un silenzio stampa. L'avevo intuito. E credo che anche tu possa essere d'accordo, no? Con tutto questo. E allora ancora complimenti. Grazie. Buon riposo subito dopo e buoni mondiali, mi raccomando, coi capelli corti o coi capelli lunghi, mi raccomando, porta tutta la grinta di quest'anno. Ciao. Grazie, non ci saranno dubbi. Grazie, arrivederci. Allora,
In realtà l'unica squadra che non ha ancora parlato dell'inchiesta è stata finora la Lazio, tra quelle diciamo coinvolte. Lotito aveva promesso, il presidente Lotito, che lo avrebbe fatto oggi, a fine del campionato. E invece colleghiamoci con Roma, andiamo a sentire Stefano Impallomeni.